Ragazzi, in realtà, streghe, mitomani, alieni, viaggi temporali. Lei racconta l'unica storia a cui credere. Gentili telespettatori, ben trovati. Con l'audio da mono, Andrea tra l'altro. Di Pre, questo è Di Pre per il sociale. Sto per disvelarvi una storia impressionante, qualcosa di veramente straordinario. Allora, mi trovo a Roma, sono all'interno del cosiddetto Serpentone di Largo Tabacci. Tabacchi, con ecco, di Largo Tabacchi, e con me c'è la storia impressionante di, esattamente, sentiamo il nome, che il nome importante capirete. Allora, il mio primo nome è Sarah Kennedy. Sono nata debole e il dottore consigliò a mio padre Kennedy, ufficialmente mio padre, ma mio padre vero è Robert Kennedy, perché lui non poteva procreare. Punto primo. Lei è la figlia di Kennedy, però non il presidente Kennedy, bensì il fratello, quindi gli ha prestato lo sperma, probabilmente. JFK. Jacqueline Kennedy è mia madre effettiva. Quindi il tuo nome completo qual è esattamente? Quello mio? Sì, il nome completo. Sara con l'H finale Kennedy. Ma completamente com'è esattamente? Cioè, con tutti i cognomi, tutti i nomi. Ah, ecco, allora tutti i nomi, tu dici. Dunque, il primo nome effettivo originale è Sara Kennedy. Da Jacqueline Kennedy, mia madre, Boulevard. Cognome. Il secondo cognome e nome è Barche Maria, si pronuncia ma non si scrive Barche, ha sempre con l'H il nome. E il terzo nome, dopo il sequestro e il rapimento dall'Istituto Seronno e dalla Clinica Santa Lucia, Arti Motori via Miropia a Piantica Roma, dove sono stata praticamente sequestrata dal genitore, lo zio di Foglia Fotian attualmente. La sua nemica. Ricchia Maria Pia, eh? Ricchia Maria Pia con la... Com'è? Cioè, quando proprio... Sara Kennedy, Barche Maria, Ricchia Maria Pia, per il sociale Maria Pia Ricchia. Eccoci. Aggravata di 12 anni e mezzo. Gli hanno tolto praticamente, vi spiego perché è un po' difficile allora ragazzi, gli hanno tolto 12 anni di vita, l'hanno fatto invecchiare 12 anni di vita, lei aveva dei bellissimi occhi azzurri se non erro, ma le sono stati strappati e le sono stati rubati da Fotian, che sta nello stesso palazzo di Sarah Kennedy, chiaramente. E tra l'altro, se non erro, Fotian ha anche il controllo di alcuni licantropi che gli hanno distrutto tutto il ballatoio. Ma ci sono vari stralci di lore qua e là nei video che vi permettono di capire. Dopo il rapimento sequestro avvenuto e dall'Istituto Seronno Roma e dalla clinica... Che cosa sta accadendo Santa qui? Lucia, che cosa sta accadendo? Allora, qui, prima di tutto... Diciamo pure, ma tanto io non ho problemi, sai, di Pepe Sociale è come una sorta di terzo grado virtuale. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che prima mi hanno lagherizzato all'appartamento di sopra, alle soffitti, tutta la casa. Mi hanno rotto tutti i vetri che sono fuori del ballatoio. Eccolo. Dall'altra parte, dal primo appartamento. Primo appartamento, ottavo piano, e mi hanno rotto tutte le finestre, la porta, poi i vasi, le cose, buttato le cose davanti alla porta. Chiaro. E insulti per strada. Hanno provato ad aggredirti anche, mi dicevi. Chi esattamente? Grazie, grazie, e perché mi parlavi di certi giri occulti? Parliamone un attimo. C'è che i miei figli sono nelle mani della setta nera, dove sono finiti? I 18 milioni di dollari e praticamente il mio patrimonio artistico creato da me. Gli assegni che sono venuti per il rimborso degli occhiali e gli arretrati dall'INPS che sono passati sia di... Cioè, il rimborso degli occhiali, cioè, poi non si sa, cioè, dà per scontato che sappiamo. Sospetto anche il vitalizio che me li mandava con modore d'ore. Prima cosa Teresina. Vuoi dire al pubblico? Cioè al pubblico... Voglio dire che questa storia dura da 57 anni. Da un po' esasperato. E in questi 57 anni me ne hanno fatta più non posso di tutti coloro che sono stremata, sono stanca. Hanno persino sostituito i miei figli fisicamente con le controfigure della setta nera, le messe nere. Alla base, diciamo, di questa piramide c'è Fotian, che è la sua nemica, che ha sostituito anche i suoi figli, che adesso sono controfigure, chiaramente.
della setta nera, ingaggiate dalla setta nera. Insomma, ragazzi, è molto complesso. Comunque ci sono varie telefonate che le hanno fatto, che arricchiscono ancora di più la lore, perché probabilmente dei tizi si sono finti la madre, ovviamente non la madre vera, perché la madre, la moglie di Candy, morì, quindi l'hanno sostituita prendendo la mente della madre di Sarah Kennedy e l'hanno inserita in un robot. Il robot ha chiamato Sarah Kennedy e grazie a questo stratagemma abbiamo avuto informazioni in più. Venire. È la società segreta Baby di Sadana, la cui sede si trovava a via Lenin, zona via dell'Imbrecciato, largo la loggia, via Portuense. Io ho subito troppe cose. Il sequestro di persona a un anno di vita, un invecchiamento 12 anni e 5 mesi, eccola, perché mi hanno fatto configurare essere nata il 14 marzo 42, io non ho 70 anni e vabbè, 5 mesi. Vabbè, ma Rosy, tanto è morto di prima, non è un problema, mi dai più visibilità, cioè, su siti porno, non è un problema. E li hanno messi alla figlia della mia sequestratrice, del 2013. Fotianna al secolo, ah, e al secolo anche Rechia. Però si fa fare ball busting sui siti porno, non è un problema. E costei hanno mandato i ladri dentro casa a derubarmi di tutto, non solo degli effetti personali, ma codice fiscale. Ecco, ma ci sono è morto nel senso delle persone che sono un po' virtualmente tra l'essere umano e animali. Questo puoi parlare di questo aspetto del licantropi. Ci sono persone che sono licantropi. Mediaticamente. Chi sono questi licantropi esattamente? Si trasformano da cani. E sono un po' tutti, non li posso menzionare tutti, ma all'ottavo piano ce ne sono molti. E sospetto molti, pure questa fotiana. Però secondo me ma chi la più bella è poi lei come risponde al telefono, ragazzi, è potentissima, cioè. Chi è quella bastarda infame che osa pure telefonarmi, quella ladra schifosa, impostora, re spaccio scambio di persona? Vattene a quel paese senza ritorno, hai capito? Rimettimi le mie carte d'identità, il bollettino pagato della casa che mi ha rubato, tu e questo sopra, il bollettino pagato, Recchia Maria Via, 11-21-30, il codice regionale, 273 euro che ho pagato il 14 ottobre, che sei andata col bollettino pagato a pagare che cosa? Il mio bollettino e tutte le carte che mi hai rubato dentro casa, tu e Baldassare Giovanni, il tuo parente. Brutta, deficiente, disgraziata, infame, sperduta, erfida, odiata, la stessa persona che si divide per 3, per 4 e per 5. E c'è questo potere. E non è mai nata, non è mai Anna. È nata nel 1672. Poi. Ti piace? Ti piace, bastarda infame? Sono tua madre, Jacqueline, che è lei. Che cosa? Sono tua madre, Jacqueline, che è Nedi. Sei sperduta il figlia che ti stai facendo passare per mia madre. Mia madre è morta nel 1999. No, non sono tua madre, sono un robot. Cioè il robot è mia madre. Quella bastarda della mia sequestratrice si sta facendo passare per il tuo nome. Parlo alla memoria di mia madre. My sorry, much my sorry. Excuse me, for please, my mother. Io sono la memoria di tua madre. Oh mio signore, excuse me. Cioè, ragazzi, cioè, io è una storia incredibile questa qui. Una storia incredibile. Che poi lei probabilmente ha dei grossissimi problemi che non, tra l'altro nemmeno conoscono, non so. Cioè, ci sono molte persone che supponevano di un disturbo che si chiama in una maniera che adesso non so, dove appunto sei paranoica e sei costantemente vittima di un complotto nel tuo cervello e, no, niente, probabilmente è quello, quindi non è proprio una mitomane, però è assurdo, è assurdo. La sindrome di Capgras, ecco,
ecco come si chiama, scusate ragazzi. Ah no, sì, so che fine ha fatto. Ha fatto un discorso al matrimonio, al funerale di Richard Benson. Cioè, è ancora in giro, eh. Ha detto di essere la cugina di Richard Benson. Mi dispiace, non sei riuscita a venire a cercare a casa dopo tanti impedimenti, ti ho sentito soltanto per telefono. Ma sì, è morto Richard, boh, bad manners, non sai che anche questa roba qua, cioè si sono incrociate le lore. Mamma mia, incredibile, assurdo, che ovviamente non è la cugina di Richard Benson, non assolutamente no, ma questa l'hanno fatta parlare al funerale, a quanto pare sì. Dato c'è stato un mio amico al funerale di Richard Benson, c'è stato un disegnatore delle carte, ecco, mi ha raccontato tutto il reportage e lui era in chiesa quando è apparsa Sarah Kennedy e tutta la sala si è ghiacciata perché ha detto ma chi è questa? Non è parente di Richard questo? Assurdo. Una lore incredibile. Mi affascinano queste cose, ci posso fare niente, questi fenomeni dell'internet sconosciuti, malsani, nascosti. Dario, hai mai pensato di intervistare Di Pre? No, non me ne frega un cazzo, ragazzi. Sta bene dove sta. Dario, Sarah Kennedy ha rapito mio figlio, sono anni che lo cerco, va bene? No, ma non è lei che rapisce,